Siamo qui con Luca Conti, giornalista ed esperto di nuovi media, possiamo dire? Lo puoi dire. Ok, e la prima domanda che ti vorrei fare, importantissima, è: quali sono i panel, gli eventi che stai seguendo qui al festival e perché? Questa è una domanda a tradimento. No, quest'anno partecipo come moderatore o speaker in troppi panel, per cui me ne perdo altrettanti. Sarei andato a vedere il keynote di Andy Carvin e me lo perderò, altri keynote me li sarei comunque persi. Ho un programma abbastanza ricco, si parla di blog, di ebook. Oggi è stato molto interessante il panel sull'Italia con il documentario Italy Love It or Leave It, però non ho un calendario. Mi sono fatto un calendario sul festival, ma è un calendario del vorrei ma non posso. Chiarissimo. Per approfondire un po' alcuni degli argomenti che appunto sono trattati all'interno di alcuni panel, parliamo di ebook. In questo momento c'è stata comunque un'evoluzione rispetto a quella che era la situazione anche soltanto un anno fa. Quindi, secondo te, in questo particolare momento storico, diciamo, quali sono i principali strumenti che stanno tenendo testa, insomma, per quanto riguarda il panorama degli ebook? Ma di fatto l'elefante che non si nomina mai negli eventi dove si parla di ebook, che non c'è mai, è da Amazon con il suo Kindle. Di fatto è lo strumento, l'ebook reader più diffuso, più utilizzato ormai anche in Italia, e nonostante si venda quasi soltanto online. Questo potenzialmente è un problema per il mercato, perché significa che Amazon sta acquisendo una posizione da monopolio, comunque da posizione dominante sul mercato. Proprio nelle ultime settimane il Dipartimento di Giustizia americano ha intentato causa contro le più grandi case editrici americane e Apple perché le ha accusate di aver fatto un cartello contro Amazon. E se questa cosa dovesse essere confermata, comunque se il modello da agente in cui le case editrici stabiliscono il prezzo venisse meno, Amazon avrebbe ancora più potere, e questo potenzialmente, non nel breve termine ma nel medio termine, può essere una minaccia per il mercato e anche per i consumatori. Io personalmente uso un Kindle di Amazon e per il momento non ho ragione di cambiare. Qual è secondo te il prezzo giusto, tra virgolette, per un ebook? Prezzo giusto sicuramente meno di 10 euro o di 10 dollari. Quella è la soglia che secondo me è il prezzo massimo, e questo cominciano a capirlo anche gli editori italiani. Personalmente penso che il prezzo giusto debba essere intorno ai 5-7 euro e non di più. E soprattutto la differenza rispetto al prezzo della carta deve essere almeno della metà, del 50%, perché altrimenti io personalmente mi sento preso in giro e non compro né il libro di carta né l'ebook. Chiarissimo. Ti volevo chiedere, tra l'altro, come hai vissuto tu e come pensi che sia vissuta in generale effettivamente la transizione dal possedere il libro cartaceo alla consapevolezza di averlo sì disponibile, ma comunque in formato digitale. Che c'è una grande differenza anche a livello di percezione vera e propria, quindi ti volevo chiedere un po' come l'hai vissuta. Sì, c'è tutta questa, non polemica, ma gioco sul profumo della carta e battute del genere che spesso gli appassionati di lettura su carta continuano a usare come argomento contro gli ebook. A mio avviso l'ebook è un complemento, non è una sostituzione completa del libro di carta, così come le news online non sono una sostituzione totale del giornale di carta, che continua a avere una sua valenza in certi momenti della giornata o in certe situazioni. È il contenuto che deve essere diverso dal mio punto di vista per i giornali di carta rispetto alle news online, perché arrivano dopo e vengono stampati una volta al giorno. Nel caso dei libri, questo significa che gli ebook possono essere da un lato aggiornati se si tratta di saggi, o pubblicati anche se hanno un pubblico limitato che non giustificherebbe la spesa della distribuzione e della stampa. Detto questo, però, non credo sostanzialmente che ci siano differenze per un romanzo o per un libro di saggistica
nella versione digitale e nella versione cartacea. Anzi, credo nel momento in cui uno capisce che il digitale ha la stessa esperienza dal punto di vista della lettura, perché è inchiostro elettronico nel caso degli ebook reader, e che ha il vantaggio della portabilità, del comprare un libro in qualsiasi momento e dello spendere meno, anche i lettori appassionati di carta piano piano si convertiranno. È chiaro che la carta ha il suo perché, tuttora io lo preferisco nel caso di libri d'arte o libri fotografici, perché lo schermo in bianco e nero non rende, comunque lo schermo dell'iPad o di un tablet ha una funzione diversa rispetto a quella di un libro, anche le dimensioni possono essere diverse di un libro fotografico, quindi per quella tipologia di libri lì io ancora spenderei dei soldi per comprarmi l'oggetto fisico, per gli altri preferisco mettermeli tutti nel computer e in Kindle, così non devo spolverarli dalla libreria. Chiaro, ti volevo chiedere se secondo te nel futuro ci potrà essere effettivamente uno strumento che abbia sia la funzione di ebook reader, quindi per libri e saggi, ma che integri allo stesso tempo anche tutto l'aspetto online, per esempio con i feed RSS e le notizie. Pensi sia una strada percorribile oppure rimarranno comunque due strumenti distinti? A mio avviso rimarranno due strumenti distinti, a meno che l'inchiostro elettronico subisca un'evoluzione tecnologica tale da diventare un po' una sorta di ibrido con i vantaggi attuali dell'inchiostro elettronico e i vantaggi dello schermo LCD, nel senso del colore, della luminosità quando è necessaria o della, diciamo, facilità nel refresh della pagina, quindi per contenuti video o multimediali. Al momento non credo che non ci siamo vicini, perché si parla già da diverso tempo di inchiostro elettronico a colori, ma ancora sul mercato di fatto non è uscito nulla, tant'è che un terzo, c'erano delle statistiche tempo fa, che un terzo dei, diciamo, utilizzatori di iPad avesse comprato anche Kindle per leggere, perché effettivamente ha una marcia in più rispetto a leggere sullo schermo LCD del tablet, quindi probabilmente ci sarà una convergenza, ma non credo che arriverà nel breve termine. La convergenza potrebbe arrivare sul prezzo, nel momento in cui i tablet scendono al punto tale da giustificare un acquisto al posto di un ebook reader, perché sono così economici che permettono, pur non consentendo una lettura perfetta, di fare anche altre cose. Ultima domanda, qual è quindi per te l'ebook ideale? L'ebook reader ideale, quali sono le caratteristiche tecniche che dovrebbe avere? Economico, leggero, che abbia compatibilità con maggior numero di formati di ebook, limite che al momento ha Kindle, che non legge il formato EPUB. Una volta che un dispositivo ha queste tre caratteristiche, è in grado di diventare un valido competitor di qualsiasi altro sistema di lettura e diventare appetibile anche per chi magari non legge tanti libri all'anno e quindi è in grado di ammortizzare il costo dell'hardware in tempo più ridotto. Quindi la possibilità per gli autori, ad esempio, di pubblicare le proprie cose, diciamo, anche senza passare per un editore, come la vedi? Questo è un aspetto molto interessante, perché soprattutto in mercati dove l'ebook è più diffuso sta già prendendo una quota di mercato interessante. Diventa un ulteriore sistema per, un po' come i talent show in televisione, per vedere delle facce nuove, far emergere delle facce nuove che il mercato editoriale non ha compreso o ha snobbato. Quindi lo vedo positivamente. Dall'altro lato è un vantaggio anche per gli editori, che sopravvivono se sanno fare il loro lavoro, quindi non semplicemente un cancello che limita la pubblicazione e quindi fa da filtro, ma non necessariamente filtro di qualità, a filtro reale di qualità, perché altrimenti io vado direttamente dall'autore e compro direttamente dall'autore. Quindi il ruolo dell'editore diventa sempre più centrale in quanto curatore dei contenuti, in questo caso sotto forma di libro, perché il problema per il lettore è quello di avere una quantità di testi
potenzialmente disponibile a un basso costo esponenziale, a quel punto tu che cosa compri, che cosa leggi, visto che il tuo tempo è limitato, e un editore che comprende i tuoi gusti, di cui tu ti fidi, può comunque avere un suo perché. Chiarissimo. Luca, io ti ringrazio davvero tantissimo di essere stato qui con noi stasera. Grazie a te. E ti auguro un buon festival. Grazie. Ciao. Ciao.